Elia Fedorov, che è un dirigente della Prima Industria SPA di Torino, ci spiega esattamente di che cosa si tratta. Prima Industria SPA è un produttore di macchine utensili, è una società quotata in borsa con un fatturato che supera 400 milioni di euro. 5 anni fa, su incarico della casa madre, ho aperto una filiale a Mosca, quindi lavoriamo in tutta la Russia. Attualmente abbiamo 42 dipendenti e fatturiamo da 20 a 30 milioni di euro circa. Quali sono in particolar modo le relazioni con l'Italia, con quale regione relazionate principalmente? Beh, noi lavoriamo soprattutto con il Piemonte, dove abbiamo la casa madre, però abbiamo anche un'unità produttiva a Colonia Veneta, dove vengono prodotti alcuni nostri macchinari, e poi abbiamo anche uno stabilimento in Finlandia. Quanto è cambiato l'interscambio tra la Russia e l'Italia in questo periodo, soprattutto dopo le sanzioni? Beh, sicuramente c'è stato un impatto negativo, nel senso che, visto che ci sono delle difficoltà per i clienti russi ad accedere ai finanziamenti europei, giustamente abbiamo visto tutti che effettivamente si è avuto un leggero calo, diciamo, nelle vendite. Però, direi che attualmente la situazione un po' sta migliorando, quindi, io personalmente sono fiducioso che nell'arco di 4-6 mesi riusciremo comunque a ritornare ai livelli di pre-crisi, diciamo. Hai detto che sta migliorando, cos'è che ha favorito questo miglioramento secondo lei? Beh, Cos'è intanto cambiato? siamo riusciti comunque a trovare dei finanziamenti all'interno della Russia, quindi soprattutto è stato risolto questo problema che riguardava i finanziamenti, diciamo. Per il resto anche i clienti stanno riacquistando un po' la fiducia e si ritorna a lavorare in modo normale, direi, ecco. Ecco, un'ultima domanda, in termini di occupazione, che tipo di manodopera occupate voi, russa, italiana? Anche qui c'è qualche, non so, qualche particolarità da sottolineare oppure no, rispetto magari anche a quello che è successo ultimamente? Beh, la filiale russa ha sempre avuto i dipendenti russi, diciamo, di cittadini russi, quindi anche adesso effettivamente noi siamo riusciti comunque a mantenere tutto l'organico senza dover perdere persone, quindi attualmente abbiamo sempre 42 persone e sono tutti cittadini russi, sì.